L'importante è far arrivare anche a tutte coloro che ne hanno bisogno il messaggio che non sono sole, che possono rivolgersi alle istituzioni, che possono rivolgersi ai centri antiviolenza, che possono usufruire di questa rete, perché il primo passo veramente importante per poter fare qualcosa e per intervenire naturalmente è quello di denunciare gli abusi, i maltrattamenti, le violenze di qualsiasi natura esse siano. Ed è proprio sulla costruzione di questa fiducia che si basa poi tutta la nostra attività. È nel sommerso, immagino che insomma, si vada a pescare, perché poi è quello, no, che deve emergere. Sì, è un sistema rodato, un sistema che ha dato i suoi risultati e per questo motivo abbiamo deciso di rinnovarlo apportando alcune piccole modifiche che sono state poi valutate in sede di comitato proprio dedicato a individuare le misure più idonee per garantire sempre più misure a sostegno delle donne maltrattate. Che si deve denunciare e ci sono le strutture nella nostra provincia in grado di accogliere queste donne e di dargli tutto il supporto che serve, sia un alloggio, sia la protezione, sia anche l'aiuto appunto legale, proprio perché le donne devono capire che all'interno del nostro territorio per fortuna non sono sole, devono assolutamente ribellarsi a un ambiente familiare spesso legato a quello, violento, donne che molto spesso subiscono violenze appunto dai propri partner o mariti, anche alla presenza dei figli, e purtroppo sappiamo come in questi ultimi 2 anni causa il Covid e quindi la costrizione nelle abitazioni, i casi siano fortemente aumentati, anche dato il disagio sociale, economico, quindi le tensioni sono aumentate. Sono numeri di stamani, c'è un aumento della violenza nei confronti delle donne dell'8% rispetto all'anno scorso. Questo ci fa capire quanto quei segnali, anche simbolici, come la panchina rossa, soprattutto per i giovani, sia ancora fondamentale, perché il cammino è ancora particolarmente lungo, è un cammino culturale, perché ripeto, grazie a questo protocollo di intesa che la provincia ha con le forze dell'ordine, con la prefettura, con tutti i soggetti, anche quelli naturalmente del sociale, che mettono a disposizione i luoghi protetti e il sostegno psicologico non solo a queste donne, il territorio offre un aiuto concreto, ma è importante allo stesso tempo portare avanti un'azione di prevenzione e di informazione alle nuove generazioni. Noi a Montevarchi abbiamo messo questa panchina rossa proprio all'interno di una scuola media, nel sede di una scuola media, perché i ragazzi quando entrano la mattina si ricordino che c'è un tema importante che li può riguardare e che, ecco, sia anche un luogo, come dire, di riflessione proprio per loro.